certezza solo se, rivedendo in profondità il metodo e i contenuti della riforma in esame, lavoreremo perché la nazione continui ad essere il punto di riferimento dell'intero popolo, di cui la Costituzione, badate bene, non è solo la veste giuridica, ma sintesi di posizioni diverse in cui ognuno possa riconoscersi dentro un contesto di dialogo e di rispetto. Nulla di più lontano dalla vostra proposta. Per tutte queste ragioni, e soprattutto perché riteniamo che la Carta Costituzionale di oggi e di domani debba continuare ad essere un patrimonio comune di tutto il popolo italiano, annuncio il voto contrario di Forza Italia ed un impegno a sostegno dei comitati per il no al referendum, per mandare a casa il governo Renzi e per ritornare alla democrazia. La ringrazio. Adesso chiede di intervenire il deputato Danilo Toninelli. Prego, ne ha facoltà. Dove la ringrazio. Ecco. Cittadini italiani, la grave colpa che aleggia in quest'Aula da parte di chi crede di poter cancellare la democrazia che questo Paese ha conquistato nella storia per darla in pasto ai banchieri e agli speculatori finanziari dimostra tutta la vostra disonestà mista ad un'abbondante dose di analfabetismo democratico. A dirlo sono i fatti che ci hanno portato fin qui oggi. Tutto inizia nel mese di febbraio del 2013, è il pomeriggio del 26. Le elezioni politiche si sono appena concluse, la forza più votata in Italia risulta essere il Movimento 5 Stelle col 25,56%, davanti al Partito Democratico col 25,43%. Nonostante ciò, una legge poi dichiarata incostituzionale permette al partito giunto secondo, ma coalizzato con altri partitini, di triplicare i propri seggi, portandoli da 100 a 300. Seggi numericamente incostituzionali, come ha sancito la storica sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo l'abnorme premio di maggioranza incassato dal PD. Sentenza che è stata completamente ignorata. Infatti, i 148 abusivi, quasi tutti del Partito Democratico, si sono comportati come se nulla fosse accaduto. Lo stesso ha fatto tutto il PD. Cosa è accaduto dopo? Lo abbiamo visto tutti. Anziché affrettarsi a scrivere una legge elettorale rispettosa della Costituzione subito dopo, per coerenza e rispetto andarsene a casa, il Partito Democratico ha fatto l'opposto. Come un venditore abusivo che occupa il suolo pubblico per vendere borse contraffatte, spacciandole per originali, ha abusivamente occupato poltrone che non erano sue per mettere le mani sulle regole sacre della democrazia, quali sono la Costituzione, la legge elettorale e i diritti dei lavoratori. Il tutto dicendo al popolo italiano che ciò che stava facendo era buono e giusto. In realtà il PD queste regole sacre della democrazia le stava peggiorando, se non addirittura frantumando. Decenni di battaglie per la democrazia costate sudore e sangue per la parte migliore della società di quegli anni, per le famiglie dei nostri nonni, spazzate via dall'ingordigia di potere, dalla scelleratezza costituzionale di un manipolo di analfabeti della democrazia asserviti al dio denaro e al dio potere noti sotto il nome di Partito Democratico. Ed eccoci qui oggi per una dichiarazione di voto utile solo a far giungere ai cittadini la voce di chi vuole difendere la Costituzione dalla camicia di forza che gli state mettendo. Eccoci qui oggi a dover replicare ad un certo signor Matteo Rolex Renzi che lega il suo governo, cioè se stesso, all'incerto esito del referendum popolare. Come se la Costituzione fosse il giocattolo del governo e non appartenesse al Parlamento e al popolo sovrano. Un'affermazione che avrebbe dovuto suscitare l'ilarità di una stampa corretta e professionale, che invece di corretto e professionale ha poco e niente, perché o dipende dagli stessi poteri che la tengono in piedi, o più semplicemente sta fuori da Palazzo Chigi col cappello in mano in attesa che si riempia di finanziamenti pubblici, peraltro prontamente elargiti da Matteo Rolex Renzi, che infatti pochi giorni fa ha di nuovo regalato agli editori 120 milioni di euro.
ma rimanendo all'analfabetismo costituzionale piddino, come non ricordare le parole del capogruppo in Senato Zanda, che nella sua dichiarazione di voto di poche settimane fa proprio sulle riforme diceva: «Le riforme ci permetteranno di ottenere flessibilità dall'Europa», disse Zanda. Avete capito bene. Il capogruppo del PD al Senato ha affermato in un'aula parlamentare che la storia democratica di questo Paese può allegramente essere cancellata per un misero 0,% di deficit. Siete così arroganti da credere di poter passare sopra decenni di lotte di donne e uomini italiani che hanno combattuto per la democrazia di questo Paese, e tutto ciò per qualche miliardo di euro, ed avete anche il coraggio di dichiararlo apertamente. Non oso immaginare Renzi cosa abbia pensato del suo geniale collaboratore in Senato. Lui che le riforme le sta facendo non solo per quei miseri 30 denari concessi dai burocrati europei, ma per creare una democrazia fondata sulle banche e diventarne il regista unico, motivazione che ovviamente Renzi tiene per sé. Lo scandalo di Banca Etruria ne è l'ennesima prova. Decine di migliaia di piccoli risparmiatori, che rappresentano metaforicamente il popolo italiano, che si sono visti azzerare da un decreto del governo i risparmi di una vita, lo stesso decreto che contemporaneamente ha salvato i vertici della banca che avevano consentito questa gigantesca truffa ai danni dei risparmiatori. Un quadretto perfetto per descrivere l'Italia di Renzi, un paese che getta dalla torre migliaia di incolpevoli cittadini che si erano fidati delle banche e che salva i responsabili dei loro fallimenti, tra cui il povero padre della ministra Boschi, quel sant'uomo che ogni mattina faceva 5 chilometri a piedi per poter salire sul treno che lo portava al lavoro, un vero eroe, alla faccia di quei milioni di pendolari che ogni giorno, per colpa di un'Italia da terzo mondo che avete creato voi, si svegliano alle 5 del mattino e tornano la sera tardi per lavorare per 1000 euro al mese a 100 chilometri da casa. Questi sì che sono eroi, signori miei. Non il padre della ministra Boschi, i suoi compari che hanno rovinato la vita di migliaia di famiglie italiane e che rimarranno impuniti. Questa è la disastrosa democrazia secondo Renzi e secondo il Partito Democratico. Una democrazia dove comandano le banche e il governo ne rappresenta il comitato esecutivo. Un governo che con questa revisione della Costituzione disporrà di pieni poteri. Perché anche i più disattenti hanno ormai capito che l'unico scopo perseguito da Renzi con quella che chiama riforma è accentrare i poteri nelle mani del capo del governo, cioè nelle sue mani e nelle mani delle banche, degli speculatori e dei lobbisti. Tutto il resto era ed è materiale con cui tentate di distrarre la massa. Ma sbagliate se pensate di avere gli italiani dalla vostra parte. Tutto questo schifo piace solo a voi. Non piace neppure ai vostri elettori, che avete circuito con parole fuorvianti veicolate da una stampa tanto di parte da farci posizionare tra gli ultimi paesi per libertà di informazione. L'Italia è solo in minima parte composta da voi e dai vostri amici, membri di tutte quelle corporazioni e lobby che hanno frenato e frenano lo sviluppo culturale ed economico del Paese. Se l'Italia è ai primi posti per il tasso di corruzione e per la percentuale di tasse da pagare, è colpa vostra se le piccole e medie imprese muoiono e le famiglie fanno fatica ad andare avanti. Sapere che siamo ultimi in Europa come percentuale di laureati che trova lavoro nei primi 3 anni dalla laurea significa che avete impostato una società contraria alla cultura e contraria allo spirito imprenditoriale, nel paese che di cultura e di spirito imprenditoriale potrebbe vivere. Con le vostre riforme state creando un'Italia fatta di lavoratori sottoqualificati, sottopagati e senza diritti. Avete amministrato e governato il Paese senza pensare agli interessi dei cittadini, ma pensando alle vostre poltrone, al vostro potere e agli interessi di chi vi finanzia le campagne elettorali o vi riempie i portafogli. I vostri 83 indagati nel solo ultimo anno provano che siete un partito malato, uguale, anzi peggiore, di quel partito di Berlusconi che per 20 anni avete fatto finta di contrastare. Siete il ritratto dell'Italia peggiore e la vostra revisione della Costituzione è il prodotto di ciò che siete.
Ma avete fatto male i calcoli. Vi siete dimenticati che oltre lo steccato della vostra avidità e della vostra disonestà c'è tutto il resto dell'Italia. Quell'Italia che ancora si indigna e ha voglia di cambiare. L'Italia di chi lavora con onestà, rispettando le regole che lo Stato gli chiede. Un'Italia che voi avete umiliato, fatto sentire inutile ed inferiore per decenni, vittima della corruzione, delle tasse e della vostra smania di denaro e di potere. Quell'Italia di cui fa parte il Movimento 5 Stelle, che è entrato in Parlamento e che da opposizione vi ha messo i bastroni tra le ruote, non permettendovi di rubare come prima. Quell'Italia che domani governerà e che sostituirà voi e il vostro Dio denaro con l'etica e la cultura, che diventeranno i caspisaldi dell'essere e del sentirsi italiani. L'Italia che sta rinascendo e l'esercito degli onesti vi sta facendo indietreggiare. Stiamo arrivando, signora Presidente, stiamo arrivando. Colleghi, togliete viva questi l'Italia, cartelli, per favore, togliete viva questi l'Italia, cartelli, che intervengano gli assistenti onesti, parlamentari, per favore. Non è ammesso esporre cartelli in quest'aula, tolga quella bandiera, non è... Sì, ma non è... No, tolga quella bandiera, onorevole Toninelli, la tolga, grazie. Togliete questi cartelli, concluda il suo intervento, deputato Toninelli, concluso. Prego. Ha concluso, la ringrazio. Allora, consegnate per favore questi cartelli e adesso do la parola al deputato Matteo Orfini. Grazie Presidente.